Il 21 settembre il maggiore Paolo Masciocchi ha assunto il comando del nucleo di polizia economico-finanziaria di Sassari, subentrando al tenente colonnello Marco Sebastiani, il quale dopo 6 anni saluta le fiamme gialle sassaresi per andare a ricoprire altro importante incarico presso il comando generale di Roma. Il maggiore Masciocchi, 38 anni, originario della provincia di Roma, ha frequentato l'Accademia del Corpo dal 2000 al 2005, è laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria. Proviene dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, dove ha diretto diverse importanti indagini nel settore degli appalti pubblici e dei reati contro la pubblica amministrazione. In precedenza è stato comandante della compagnia di Luino, in provincia di Varese. Per l'ufficiale si tratta di un ritorno in Sardegna dopo aver comandato da tenente il nucleo operativo del gruppo di Olbia. Il tenente colonnello Marco Sebastiani, durante il periodo alla guida del nucleo di Sassari, ha ottenuto importanti risultati, in particolare nel settore della polizia economico-finanziaria, con il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale in tutte le sue forme. Elevato impegno è stato profuso anche nell'attività a tutela della spesa pubblica, alla lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti ed in materia di contraffazione e sicurezza prodotti. Tra le più rilevanti operazioni di servizio va menzionata l'operazione Napao, che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale campana dedita al narcotraffico tra Campania e Sardegna. Gli ufficiali sono stati ricevuti dal comandante provinciale di Sassari, colonnello Giuseppe Cavallaro, il quale ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dal tenente colonnello Sebastiani al maggiore Masciocchi. Ha formulato l'augurio di buon lavoro nel nuovo incarico che comporta rilevanti responsabilità sotto il profilo operativo. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne e una 23enne nigeriani, contestando loro il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli arresti scaturiscono dall'attività costante, preventiva e di monitoraggio promossa dal Comando Provinciale di Sassari e finalizzata a contrastare con decisione il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in centro storico, avvertito con particolare disagio dai residenti. Nel contesto di uno di questi controlli, i carabinieri della sezione operativa del Nord di compagnia hanno dapprima fermato un giovane nigeriano che nel corso di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 11 involucri contenenti 5 grammi complessivi di eroina in una via del centro storico di Sassari. Successivamente i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione, sempre situata in centro storico, in cui il giovane convive con la compagna, anch'ella nigeriana, di 23 anni. Nel corso della perquisizione è stato trovato un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti comprendente 28 grammi di eroina, 19 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, nonché altra sostanza cosiddetta da taglio, priva di principio attivo ma utilizzata per ricavare un numero maggiore di dosi di stupefacente, rendendolo in tal modo meno puro ma quantitativamente maggiore da immettere nel mercato illecito ed evidentemente trarne maggiori profitti. È stato inoltre recuperato un bilancino elettronico di precisione, vario materiale per il confezionamento delle sostanze, nonché la somma di 3.800 euro in contanti. Tra i vari luoghi setacciati, i militari hanno rinvenuto sostanza stupefacente facente nascosta anche all'interno di una bibbia tenuta sul comodino della camera da letto. Tutta la sostanza stupefacente, il materiale utilizzato per il confezionamento ed il denaro contante sono stati sottoposti al vincolo del sequestro. I soggetti, al termine delle operazioni di rito, sono stati condotti presso la casa circondariale di Sassari Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria. È da conclusione di un'attività dell'arma mirata a raccogliere le numerose istanze da parte della cittadinanza per un centro storico più vivibile e sicuro. Nella giornata di ieri il personale della Questura di Sassari, impegnato durante il periodo estivo in controlli mirati ai furti in appartamento, ha segnalato in stato di libertà all'autorità giudiziaria 2 donne, una 21enne e l'altra 24enne di etnia Rom, di fatto residenti nel nord Italia. Le 2 giovani sono state identificate quali autrici di un furto in abitazione avvenuto a Sassari nella prima decade di luglio di quest'anno in un appartamento situato nella zona di Serrasecca. Il personale della squadra mobile, grazie al primo intervento della squadra volante e della polizia scientifica,
dopo aver sentito diversi testimoni, è riuscito ad individuare un gruppo di etnia rom che nel periodo estivo, approfittando dell'assenza di numerosi cittadini dalle loro abitazioni, aveva messo a segno diversi colpi. Le due giovani infatti sono state notate in alcuni centri della provincia, unitamente ad altri nomadi residenti nel Nuorese, che ha fatto presumere che le predette stessero escogitando dei colpi unitamente ai loro complici. Il riconoscimento fotografico, le risultanze eseguite sulle impronte papillari, rilevate dalla polizia scientifica, hanno permesso di risalire all'identità delle donne. Sono in corso ulteriori indagini in carico alla squadra mobile, finalizzate a ricostruire altri recenti fatti delittuosi della medesima tipologia verificatisi nell'isola. Una diagnosi genetica di una forma specifica di Parkinson demenza, che per il possibile trattamento terapeutico di precisione personalizzato può essere adottato nei pazienti, conferma la clinica neurologica della O di Sassari tra le strutture di livello internazionale. Lo studio, una serie di ragionamenti clinici sequenziali, in pratica un algoritmo, che ha portato a fare questa precisa diagnosi genetica è stato pubblicato nei giorni scorsi su Neurology, la prestigiosa rivista scientifica internazionale dell'American Academy of Neurology degli Stati Uniti. Nell'articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista, spiega il professor Gian Pietro Secchi, proponiamo uno schema logico sequenziale basato sul corretto uso e sulla corretta interpretazione dei principali segni clinici rilevati nei pazienti e della storia familiare degli stessi, al fine di poter arrivare a fare diagnosi di questa specifica patologia nella maniera più semplice e rapida possibile. Nella pratica clinica, una precisa diagnosi eziologica basata su informazioni di natura genetica, come in questi pazienti, consente la possibilità della cosiddetta medicina di precisione, può consentire un trattamento di precisione personalizzato tramite il salbutamolo, in aggiunta o sostituzione dei trattamenti sintomatici usati di solito. Il salbutamolo, prosegue, è un farmaco selettivo su definiti recettori adrenergici, usato di solito in ambito medico come antiasmatico. Questo farmaco è stato dimostrato, se somministrato precocemente in fase presintomatica, negli individui con questa alterazione genetica può essere in grado di prevenire o ritardare per lungo tempo sia la comparsa della malattia di Parkinson che la demenza. Al momento questo tipo di diagnosi genetiche vengono svolte a Milano, a Londra e in Spagna. La clinica neurologica della O di Sassari, con Cagliari, è uno dei due hub neurologici presenti in Sardegna. Il nostro obiettivo, afferma il professore Gian Pietro Secchi, è poter arrivare a fare in maniera rutinaria diagnosi a elevata complessità attraverso l'implementazione e l'aggiornamento di strumenti di diagnosi di laboratorio in ambito genetico e immunologico delle neuroimmagini anatomopatologico e neurofisiologico. Buongiorno, ben ritrovati e buon inizio di settimana a tutti. Oggi abbiamo due ospiti particolari qua in studio da noi. Loro sono dell'ACAT, che è il Coordinamento Nazionale Club Alcolisti in Trattamento, e sono qui con noi la vicepresidente per Sassari, la signora Antonella Pizzalis, e il servitore insegnante dell'ACAT, che è il signor Paolino Lintas. Buongiorno, buongiorno. Benvenuti. Loro sono qua per informarci su un convegno, che ci sarà un convegno nazionale che appunto riguarda questa associazione e questo tipo di problematiche. Iniziamo dalla signora Pizzalis. Allora, questo convegno si terrà in ottobre ad Alghero. Cosa ci dice in merito? Allora, il convegno sarà il 5-6 ottobre ad Alghero, all'Hotel Carlo V. E dopo 17 anni ritorna in Sardegna, esattamente nelle stesse date, proprio una pura coincidenza. Sì. Il titolo del convegno è Il club degli alcolisti in trattamento a confronto con le criticità attuali. Che cos'è il convegno? Il convegno è un momento di partecipazione di tutte le famiglie dei club degli alcolisti in trattamento distribuiti in tutta Italia.
A Sassari noi abbiamo soltanto 10 club. L'idea è quella di espandere il più possibile, anche perché sappiamo che il problema è piuttosto esteso. E quindi il nostro lavoro si articola proprio per favorire appunto l'espansione. Il convegno sarà senz'altro un momento di confronto, no? Un momento in cui si parlerà di quella che è la vita dei club nelle varie realtà in Italia, e quindi sarà un momento di arricchimento per tutti quanti. Ricordiamo che è un convegno a carattere nazionale, come ci ha appena detto la signora Pizzaris, che a questo convegno poi parteciperanno tutti i gruppi della Sardegna, giusto? Certo, non siamo da soli in questa partecipazione, ci sono anche le altre ACAT, come le ACAT di Olbia, della zona di Oristano. Sì. C'è la partecipazione del coordinamento nazionale dei club degli alcolisti in trattamento, abbiamo anche la Scuola Nazionale di Perfezionamento in alcolologia, quindi tutto un apparato che insieme cerca di contrastare il bere. Questo convegno, come abbiamo detto, appunto, racchiude tutti quanti questi gruppi, sicuramente è un argomento di grossa e rilevante importanza. Per quanto concerne il signor Lintas, invece, servitore insegnante, è un bel compito questo, sì, anche ma... di una certa difficoltà impattante con i diretti interessati poi. Sì, è abbastanza un pochettino, diciamo, un po' gravoso, cioè nel senso che noi purtroppo quando lavoriamo lì dobbiamo, cioè noi che lavoriamo come fanno gli alcolisti anonimi che lavorano solo sulla singola persona, ma noi lavoriamo sulla famiglia. Perché il problema quando uno beve, o che si è creato, si crea all'interno della famiglia. Perché purtroppo è così, la realtà è questa. Perché se noi non facessimo questo lavoro, di metterci la famiglia, ho compreso i ragazzi, soprattutto anche i bambini. Anzi, vogliamo che ci siano presenti i bambini quando ci sono i problemi dei genitori. Perché anche loro, insomma, ci passano. E si crea un attrito, una cosa disgraziata, sì, che si rovinano le famiglie, si rovinano. Allora noi cerchiamo di recuperare, cioè di recuperare, che loro, che lo fanno loro stessi il lavoro, noi aiutiamo, cioè siamo come diciamo dei paceri in pratica, per evitare, perché quando si hanno delle discussioni all'interno delle famiglie si chiariscono quello che succede, in modo da evitare che un domani, quando si è raggiunto un certo grado di controllo dalla parte della persona che ha avuto il problema, ma nonostante tutto anche i familiari hanno avuto il problema. E beh, poi anche indirettamente. Magari, indirettamente, no, direttamente l'hanno avuto, non indirettamente. È coinvolta tutta la famiglia. Tutta la famiglia è coinvolta. È chiaro che laddove c'è un problema alcol correlato, tutti, nessuno escluso, purtroppo, è coinvolto. Il lavoro infatti è basato proprio su tutta la famiglia. All'interno del club, come diceva appunto Paolino, è uno spazio neutro dove le famiglie, all'interno delle famiglie c'è un confronto, un percorso di crescita, di cambiamento dello stile di vita. Noi non andiamo a dire non dovete bere più, non ci sono imposizioni, ma un invito alla scelta del cambiamento di uno stile di vita. Magari anche la moderazione. No, non esiste il concetto di moderazione nella metodologia di Udolin, non è previsto, perché non sappiamo mai qual è il grado di moderazione della persona. Infatti la domanda che volevo farvi era proprio quella, se esiste una soglia per capire non esiste, non esiste perché
per me un bicchiere può essere eccessivo, per altri no. Quindi non esiste questa moderazione per quello che per come la si come, vede all'interno della metodologia. Esatto, quindi noi, chiaro, nella metodologia prevista da Udolin, Udolin era il creatore di questa metodologia, uno psichiatra croato che aveva intravisto nel lavoro della famiglia il percorso di cambiamento, quindi lavorando proprio nel concetto comunitario, cioè la famiglia è una piccola comunità che si confronta con altre famiglie, quindi all'interno di una comunità. Ecco perché i club sono distribuiti in varie parti a Sassari, una nella zona di Lipunti, nella zona facciamo riferimenti in generale sulle parrocchie perché sono quelle che danno più disponibilità ad ospitare i club, quindi San Paolo, il Cristo Redentore, San Vincenzo, Santa Apollinare, San Sisto, San Giuseppe, Latte Dolce, cioè comunque l'unico club ospitato al di fuori delle parrocchie è il club di Lipunti, nella circoscrizione, nella sede dell'Auser, al momento siamo lì, sperando anche di espanderci, perché Lipunti, come altre zone, sono sempre sotto zone molto piccole, molto grandi, e quindi un club non basterebbe. Ecco, ce n'è uno anche a Sant'Orso, adesso che mi sovviene, quindi il lavoro è tanto, i club sono pochi e la necessità è tanta, perché noi cerchiamo anche di far sapere alle persone che ci sono i club, perché la sofferenza è tanta, noi la riscontriamo, però c'è molta difficoltà ad avvicinarsi ad affrontarlo effettivamente il problema. Volevo chiedervi, tornando al convegno del 5-6 ottobre, chiedo scusa, è un convegno aperto a tutti oppure è riservato solo ed esclusivamente a magari ai club e ai suoi? Allora, il convegno è il convegno delle famiglie, dei club, degli alcolisti in trattamento, è libero, chiaro che se uno è interessato può anche partecipare, ma è chiaro che nelle attività previste nel programma nelle attività previste nel programma è chiaro che sono interessate le famiglie. Una persona estranea a questo tipo di concetto, di metodologia, non ha senso se prima non è introdotto in un percorso. Quindi il consiglio è quello di rivolgersi direttamente alle vostre associazioni, casomai facendo da filtro appunto attraverso le parrocchie, così come abbiamo detto prima. Perché per le famiglie interessate, esatto, sì, per le famiglie che hanno problemi alcol correlati, sì, ecco, loro possono anche, ci sono dei punti di riferimento, abbiamo anche un sito da cui attingere anche eventuali contatti. Ecco, possiamo ricordarla ai nostri. Allora, noi facciamo riferimento al sito www.udolin.it. www.udolin.it. Sì. Dove lì ci sono sicuramente dei contatti e la possibilità di interessarsi e vedere se possono iniziare un percorso. Noi siamo aperti comunque, i club non vanno in ferie, rimangono aperti tutto l'anno, si incontrano una volta alla settimana per un'ora e mezzo, quindi è tutto fisso. Il giorno, l'ora e quindi le persone troverete tutte le indicazioni necessarie qualora qualcuno interessato voglia contattare
l'associazione, che ci tengo a precisare, non lo abbiamo detto, ma sicuramente è un'associazione di volontari. Direi di sì. Assolutamente sì. E questo vi fa onore dell'ennesima dimostrazione che anche Sassari risponde sempre molto bene quando si parla di volontariato e situazioni di questo tipo. Per noi è molto facile, nel senso che le persone, quando sono state interessate dal problema, difficilmente riescono a stare ferme. È un po' come una restituzione di ciò che si è avuto, perlomeno io parlo anche per esperienza personale, perché dopo un vissuto di problema di alcol in famiglia è chiaro che si passa attraverso tante sofferenze. Però poi arriva il momento in cui si deve, come dire, restituire qualcosa e impegnarsi per chi sta iniziando il percorso. E non a caso chi porta poi avanti tutte le situazioni è gente che magari ha vissuto in prima persona in maniera diretta questo tipo di problematico. Questo vale di è una grande percentuale. Sì, rispetto... questo vale per il tabagismo, per le ludopatie, vale un po' per abusi di droghe, eccetera, eccetera, vale un po' per tutti. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi invito eventualmente chi volesse essere interessato o attraverso il sito di cui vi abbiamo dato poco prima l'indirizzo oppure attraverso le parrocchie, mettetevi in contatto con queste persone perché sicuramente possono essere una gran risorsa per la soluzione dei vostri problemi. Grazie per essere stati grazie con noi. Grazie io a voi. In chiusura vi ricordo i nostri contatti, il 26 11 50 se volete raggiungerci telefonicamente. Il nostro indirizzo mail invece è info@tvg.tv, mentre invece se volete guardare i nostri archivi potete farlo attraverso il nostro sito internet www.tvg.tv. Vi ricordo come sempre in chiusura che sul canale 115 del Digitale Terrestre il nostro telegiornale va in onda 24 ore su 24. È proprio tutto, linea allo sport, state con noi perché oggi andiamo, per quanto concerne lo sport, a parlare della grande impresa della Dinamo Sassari. Grande Dinamo. Grande Dinamo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di trasmissioni. La Dinamo, al termine di una due giorni pressoché perfetta, conquista la Supercoppa italiana battendo in semifinale la Vanoli Cremona e in finale la Reyer Venezia, in quella che può essere vista come una rivincita della finale scudetto dello scorso giugno. I ragazzi di coach Pozzecco, per avere la meglio sulle due avversarie, hanno avuto bisogno in entrambe le occasioni di un supplementare. Contro la Vanoli di coach Sacchetti e Travis Dinner, la Dinamo è partita male e dopo pochi minuti si è ritrovata sull'11-2. La Dinamo prova a rimanere aggrappata al match al termine del primo quarto grazie ai canestri di Evans e Gerrels, chiude i primi 10 minuti sotto 21-16. Il match rimane in equilibrio per tutto il secondo e terzo quarto con Cremona che prova più volte a scappar via, ma la Dinamo è abile a restare in partita. Nell'ultimo periodo Spisso e compagni si portano sul più 10, ma il grande ex Travis Dean riporta Cremona in partita e si va all'overtime. Al supplementare non c'è storia, la Vanoli è stanca, la Dinamo trascinata da Evans ne approfitta chiudendo il match sul 101-94. In finale contro Venezia invece la Dinamo parte forte, trascinata da un irreale Gerrels, si porta subito sulla doppia cifra di vantaggio e lo amministra fino all'inizio del terzo quarto. Spisso realizza la tripla del più 20, ma da quel momento la Dinamo crolla e Venezia ne approfitta per tornare in partita. A un minuto dalla fine, con la tripla di Filloi, i lagunari si portano in vantaggio sul 67-69. McLean chiude i regolamentari sul 69 pari e si va all'overtime. Al supplementare, Chappell e Bramos provano a regalare il successo a Venezia, ma Pierre e Vitali scaldano la mano e la Dinamo vince 83-80. Questa è una vittoria di capitale importanza per i bianco-blu. Certo, non sarà lo scudetto, ma vincere aiuta a vincere e arricchire il palmarès con una supercoppa è sicuramente motivo d'orgoglio. La Dinamo in questo 2019 ha portato a casa una Coppa Europea, una Supercoppa Italiana e giovedì inizia il campionato.
Il liceo scientifico Giovanni Spano presenta Futuro Ora, convegno di informazione sull'emergenza climatica il 23, il 24 e il 25 settembre a cura di Fridays for Future Sassari, Canepa. Dal 17 settembre al 22 ottobre presso la Sala Sassu, la musica di Johann Sebastian Bach, tra pianoforte, clavicembalo, organo e percussioni. L'Istituto Tecnico Industriale Angeli di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi: elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari. Puoi anche iscriverci alla mail itangioi@gmail.com. Ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. La SD Larus Club organizza la Canna d'Oro 2019, 35esima edizione, dal 31 ottobre al 3 novembre. TG Informazione ed Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. E in onda 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera TV.